Ciao a tutti, mi trovo qui nella mensa della mia università e adesso ho preso questo piatto molto caratteristico che si chiama Mutton Mifan. E in pratica da cosa è composto? È composto da una base di riso bianco con sopra delle verdure, che in questo caso sono il cavolo cinese e il loto. E poi qui c'è della carne, che è di pollo, e si può scegliere in diversi gusti, e io ho scelto la carne leggermente piccante. Ultima curiosità, si chiama così appunto per la sua caratteristica ciotola di legno. E niente, adesso io lo mangerò qui in diretta per voi. Ok, vado con l'assaggio. Verdura. Tra parentesi, questo l'ho pagato 8 yuan e 90, quindi poco più di un euro. Qui in Cina non è come in Italia che c'è fascia 1, 2, 3, 4, 0, cioè qui in mensa tutti pagano uguale e secondo me pagano il giusto. Guardate che grosso pezzo di pollo. Buono, è quel leggermente piccante che proprio ci sta benissimo. Questa è una delle mense del mio campus. In realtà qui ce ne sono quattro, però questa è una delle due più grandi e ci troviamo al piano di sopra. No, vi faccio vedere anche la finestra. Ecco. E ci sono ancora poche persone, come possiamo vedere, perché appunto è ancora presto. Non sono ancora le 11 e io sto già pranzando. Dai, fate conto che comunque i cinesi mangiano presto. Tra le 11 e le 12 il pranzo e tra le 5 e 5 e mezzo massimo 6 la cena, a volte anche 4 e mezzo fanno. E vabbè, poi comunque questo Mutton Mifan esiste anche in altre varianti, cioè non c'è solo questo, esiste anche quello per esempio fatto con filetti di patata al posto del cavolo, poi ne ho visti alcuni col tofu, alcuni con le alghe, alcuni con la pelle di tofu. Poi c'è stato un periodo d'estate in cui lo facevano con uova, pomodori insieme al cetriolo, filetti di cetriolo. Io quello purtroppo non potevo mangiarlo per via dell'allergia. Buonissimo. Il prezzo è 8,90. Però l'anno scorso costava un filino meno perché costava 8. Però dai, va bene lo stesso. Bellissimo ambiente la mensa universitaria. E vabbè, comunque ultimo assaggio. Ultimo boccone. Non si parla con la bocca piena. Vabbè, niente, adesso la chiudo qua. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Se vi interessa seguire la mia vita in Cina, mi raccomando, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina. Ciao ciao!